Vai Paolo, quando vuoi. Buonasera mister, allora, arrivata questa vittoria, direi meritata, non c'è molto da dire, però insomma quel gol nel finale di Carrera mi ha fatto soffrire, insomma, una differenza, anche se poi non ci sono state occasioni per il corso, però insomma ha un po' leggerissimamente marchiato una partita che per 80 minuti avete quasi dominato. Sì, è vero, però siamo purtroppo questi in alcuni momenti nella gestione delle gare siamo un po' immaturi e poco consapevoli perché abbiamo fatto una gara ottima complessivamente, poi loro hanno cominciato, hanno variato l'ordine tattico e noi non l'abbiamo interpretata subito bene. Il risultato è stato che un po' più spesso ci siamo abbassati di 20 metri, però questo ci ha permesso anche di avere molti più spazi in contropiede, lì non siamo stati bravi nella gestione della gara perché la partita andava chiusa, a volte siamo un po' egoisti, andiamo a cercare soluzioni individuali come se il gol determinasse un voto alto nella pagella, invece non deve essere così, si deve giocare sempre per i compagni e poi il calcio di gratifica, se giochi per te stesso, lì non siamo stati bravissimi, poi abbiamo commesso un errore prendendo il 2-1 ed è chiaro che la partita diventa emotiva, soprattutto in questo momento in cui insomma c'è un po' di pressione, c'è un po' di tensione che chiaramente, voglio dire, il risultato era importante, quindi questo i ragazzi lo avvertono. Allora, però non siamo mai stati disordinati in campo, anche nei minuti finali, insomma, dopo il 2-1. Insomma, oggi, mister, si è rivisto anche un po' un Pescara che è tornato a costruire, a proporre occasioni in avanti, insomma, come non accadeva da qualche settimana, si è sprecato anche abbastanza, però le opportunità in attacco ci sono state. Lo so, questa dimostrazione del fatto che noi alcuni criteri non li abbiamo mai persi, perché non è che in una settimana, dopo una partita non bella che abbiamo fatto contro la Lucchese, non è che in una settimana ritrovi di colpo, è che alcuni concetti ce li abbiamo dentro. Il problema poi è sempre l'interpretazione ed è su questo quello che su cui dobbiamo lavorare, su cui dobbiamo crescere. A un certo punto siamo diventati in alcuni momenti anche superficiali e non va bene questo. In alcuni momenti egoisti e questo non va bene, in alcuni altri momenti di gara abbiamo perso un po' l'ordine difensivo a partire dai tre attaccanti. Un conto è aggredire o provare a chiudere una difesa a tre che costruisce gioco, un conto è aggredire o provare a chiudere una difesa che si apre a quattro. Gli attaccanti sanno cosa fare, però non sempre l'abbiamo interpretato bene. Questi sono dei limiti, ma noi su cui dobbiamo lavorare perché dobbiamo lavorare e poi comunque siamo sempre in debito nei confronti di tutti, quindi questa partita la dobbiamo mettere da parte analizzando ciò che di positivo abbiamo fatto. Complessivamente la partita l'abbiamo meritata perché complessivamente abbiamo giocato una buona gara, però lavorando anche sui difetti. Ieri aveva detto in conferenza stampa che lei non vede fantasmi, dopo questa vittoria ne vede ancora meno. Insomma, lei ha mai pensato di essere in pericolo alla vigilia di questa partita? Adesso al di là dei fantasmi. Ma guardate, quando si fa questo lavoro, ogni allenatore lo sa, in tutte le categorie, a tutti i livelli che è sempre in discussione, però non è che uno si basa sui risultati, si cerca di lavorare e trasferire dei concetti alla squadra, quindi è quello l'argomento che prevale, il resto lascia il tempo che trovo, quindi quando ho detto così, ho detto ieri, lo ripeto pure adesso, io fantasmi non ne ho mai visti, perché se uno dovesse inseguire i fantasmi non si campa più, invece occorre concentrare le proprie energie e le proprie sul lavoro, che è la cosa più importante. Mister, innanzitutto complimenti per la partita e per la vittoria. Un Pescara che a tratti ha ricordato il suo Matera, forse la squadra più bella che abbiamo visto di Auteri nel corso della carriera a livello di espressione. Mi piacerebbe focalizzarmi su Diambò. A centrocampo di fatto era un mismatch numerico, visto che eravate in tre, dico meglio, il Grosseto giocava in tre. Diambò ha giocato per quattro praticamente, era comunque sul campo. È un 2001, è un patrimonio. Bella domanda. Intanto grazie, Diambò è un giocatore che dall'inizio io so che ha qualità, però credetemi, nel percorso di lavoro ogni tanto c'è bisogno di dare qualche trambata, perché comunque sono ragazzi giovani e non sempre hanno l'atteggiamento giusto. Spero che lo abbia trovato l'atteggiamento giusto, la consapevolezza giusta, quella lui ce l'ha, perché comunque è un giocatore che ha personalità oltre che ha qualità. Questa è una duplice domanda: come ha visto il Grosseto e poi se pensa che questo Pescara potrà risalire la classifica per arrivare giustamente nei posti che le competono come rosa?
Il Grosseto ho visto bene, è una squadra che ha cambiato anche il modo di stare in campo, anche oggi l'ha fatto due volte, è una squadra bella allenata, una squadra organizzata, non è facile vincere qui, noi abbiamo fatto una grande gara, per quello che ci riguarda è inutile andare a fare dei proclami, delle promesse, fino adesso siamo in grande debito con i nostri tifosi, cerchiamo di recuperare il terreno perduto. Grazie. Domanda? L'ultimo a chiudere? Sì. E viste, considerando che le prime tre viaggiano a livelli in questo momento insostenibili, oggi, volgendo un po' lo sguardo al futuro, l'obiettivo del Pescara qual è? Partita dopo partita avere voglia di migliorarci, saremmo degli idioti a pensare di poter raggiungere le prime, adesso saremmo poco credibili, io penso che le cose più che dille vanno dimostrate in campo. Proviamo partita dopo partita a dare il massimo, a fare prestazioni ancora migliori di queste, ad essere un po' più sereni senza diventare superficiali però, perché questo è anche un limite di questo gruppo complessivamente, che è un gruppo giovane, e questo è l'obiettivo, è giocare bene a calcio. Grazie.